Salvatore Scotto, uno dei fratelli Scotto, titolari della Scarabattola. E quali sono le iniziative per questo Natale? Che cosa presentate, voi che siete comunque esperti della tradizione, e non solo in Italia ma nel mondo, perché voi avete iniziative che in questo momento vanno anche oltre i confini della nostra terra? Sì, infatti adesso, in questo momento, in queste ore, i miei fratelli sono a New York a montare un presepe monumentale nella Basilica di San Patrizio all'interno di Little Italy, quindi io sono qui, diciamo, a spalleggiare il lavoro sul territorio, mentre loro stanno, come ci succede spesso, lavorando all'estero, dove il nostro lavoro è apprezzato e è gradito, insomma. Il nostro lavoro ha una storia di 20 anni, quindi in 20 anni abbiamo sempre inserito personaggi nuovi nel presepe, stando attenti però a non essere banali, a non essere troppo eccessivi nel folklore. Quindi parliamo di un lavoro fatto durante gli anni, dove abbiamo infilato per esempio Uffe Manella, che è un personaggio non messo in scena nel Settecento e con noi invece è entrato a far parte della rappresentazione, così come i guappi che tirano di coltello, così come personaggi tirati fuori anche da una collaborazione con il maestro Roberto De Simone, con il quale abbiamo recuperato delle figure molto suggestive dei racconti della nostra tradizione meridionale. Quindi c'è un vasto assortimento di personaggi nuovi che noi ogni anno proponiamo nel presepe, senza cadere nel solito personaggio di passaggio, tra virgolette, che un po' disturba poi quello che è il presepe, perché, come diceva Edoardo, insomma, comunque è una cosa sacra. Ma c'è una riscoperta di queste tradizioni da parte dei napoletani? Io devo dire che i napoletani sono sempre stati attenti a questa tradizione, se no non saremmo qui, voglio dire. Noi siamo poi giovani, siamo, nonostante i 20 anni di attività, siamo nati 20 anni fa, e già 20 anni fa c'era comunque un interesse. La cosa che ci interessa dire è che è un interesse che si sta propagando anche fuori i nostri confini. Infatti, ripeto, l'operazione di New York segue quella di Gerusalemme. Infatti l'anno scorso abbiamo realizzato anche un presepe monumentale commissionato dalla Custodia di Terra Santa, e adesso è in esposizione permanente, dove i frati francescani che l'hanno commissionato tengono proprio molto a divulgare anche il significato e il senso del presepe napoletano in particolare, e in generale poi nello specifico. E questa cosa ci fa capire che c'è un interesse abbastanza forte verso quello che facciamo qui, perché poi Napoli poi per noi è l'ombelico del mondo, voglio dire. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright. Jenny Di Virgilio, che cosa ha presentato quest'anno come novità per quanto riguarda le statuette degli artisti del momento, dei personaggi importanti del momento? Allora, dell'attualità sicuramente abbiamo fatto Pino Daniele,
poi c'è Valentino Rossi con il cartello Io sto con Vale, poi c'è il politico Matteo Salvini che viene molto richiesto dalla gente del nord, un po' di giocatori del Napoli, abbiamo fatto Higuain che sta andando alla grande, seguito da Insigne con i quattro famosi babà dati al Milan. Poi c'è il mister Sarri, che è una statuina che la gente la richiede molto. Papa Francesco, una statuina, nonostante sono passati quasi 2 anni ed è ancora richiesta dalla gente, anche i bambini delle scuole quando vengono mi chiedono proprio quella del Papa. E poi abbiamo comunque rilanciato un po' anche i calciatori delle varie squadre, per esempio della Juve abbiamo fatto Morata e Mandžukić. Poi della Roma ci sta Totti che fa il selfie, dell'Inter abbiamo fatto Icardi come bomber, e in modo tale che abbiamo accontentato un po' tutti gli sportivi. Le iniziative fuori dalla nostra città di Gianni Di Virgilio quali sono? Ma innanzitutto faccio un appello a tutti i napoletani di andare a visitare i miei presepi che stanno esposti all'Hotel Vesuvio e all'Hotel Excelsior. Ho fatto 2 presepi molto belli in stile napoletano settecentesco e invito tutti ad andarli a visitare perché sono veramente belli da vedere e fate tante fotografie. E poi il presepe comunque è una tradizione nostra napoletana che non deve scomparire, infatti il Papa in queste settimane ne sta parlando tanto e anche il politico Salvini è sceso in campo proprio a favore nostro del presepe, che bisogna farlo nelle scuole e far capire già ai bambini dall'età elementare che il presepe deve essere fatto e non si devono lasciare queste antiche tradizioni. Molti turisti. Sì, i turisti ne sono in tanti e la gente arriva già il venerdì verso le 2 e si fanno il weekend venerdì, sabato e domenica e vanno via la domenica. Molta gente del nord, romani, fiorentini, milanesi, diciamo nei weekend la strada è molto molto popolata. Visto anche un buon servizio d'ordine. Sì, e il fatto è solo che la strada è un poco stretta, però questa è la caratteristica di San Gregorio Armeno, le botteghe piccole, la strada che è questa qui, la gente ne arriva tanta. Però il servizio d'ordine sta funzionando. Oh, a happy day. Oh, a happy day. Marco Ferrigno, quali sono le novità del presepe di quest'anno? Novità ce ne sono quest'anno moltissime, si parte dal nostro compianto cantautore Pino Daniele che ci ha lasciato all'incirca un anno fa, si passa a vari calciatori del Napoli, tra cui mi piace ricordare Higuain e Reina, in questo periodo veramente richiestissimi, visto anche il loro massimo splendore di forma, e si arriva all'ultimo che è Luca Di Filippo, Luca che ci ha lasciato qualche giorno fa. Che cosa state realizzando anche fuori dalla nostra città come iniziative? Perché so che voi ne fate molti di presepi e li distribuite in tutto il mondo. Quest'anno facciamo una mostra personale all'Hotel Flora Roma, via Veneto, ed è un qualcosa di molto particolare perché cerchiamo di uso questo termine un po' improprio, di colonizzare un po' i romani, visto che loro non è che amano molto il presepe napoletano. Inoltre abbiamo fatto un'altra mostra a Francoforte, per l'esattezza nel studio di cultura italiana in questa città, dove appunto esporremo diversi presepi realizzati dalla nostra bottega. E per ultima un'altra mostra a Venezia, la città lagunare, ci ospiterà con una mostra molto particolare che durerà soltanto 3 giorni, che però, devo dire la verità, è stata richiestissima dai veneziani. Quali sono le prospettive per il futuro, per l'artigianato napoletano e soprattutto per l'arte del presepe, che si va sempre più specializzando? Io devo dire la verità, sono sicuro che le prospettive sono ottime.
vedo che ogni anno questa piccola viuzza ha sempre piena di persone. Il suo fascino rimane inalterato nonostante diciamo non è tra le più curate della città, ma ciò nonostante vive di luce propria che fa ben sperare per il futuro. Infatti sono sempre di più le persone che ci vengono a visitare. Quest'anno posso assicurarvi che sicuramente c'è quasi un 10% di incremento delle persone che ci sono venute a trovare. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.